Pisa, questa scuola d'arte del legno. Saper disegnare è la base di ogni arte figurativa. Sul disegno si fanno la mano gli allievi guidati da Mino Rosi, che per conto suo è un efficace e fantasioso pittore. Bisogna meritarselo l'onore di scolpire il legno, materia meno durevole del bronzo o del marmo, ma altrettanto degna e resa illustre da capolavori del periodo romantico, gotico e barocco. Vergini e santi e stalli di presbiteri. Nei mobili il legno diventa materiale d'architettura. L'occhio riposerà, quanto le nostre membra, sulle seggiole e i letti disegnati con buona geometria, armoniosi anche in quella prospettiva che fu chiamata divina proporzione. I piccoli intagliatori di stelle sono ancora al sillabario. Poi si arriva ai virtuosismi. Anche scolpito, il legno sembra ricordarsi, come in queste opere e nella copia da Donatello, di essere stato albero, sostanza vegetale, percorsa dalla vita.